Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo tutorial sul linguaggio Python. In questo tutorial vediamo una funzione molto interessante che sostituisce un po' il ciclo for che abbiamo per esempio conosciuto nel linguaggio C. Vediamo per esempio di scrivere for x in range 10 print x. Allora, qui abbiamo utilizzato, qui utilizziamo la funzione range. Range, traducendola dall'inglese, otteniamo intervallo. Quindi, x con questa scrittura varia da 0 a 10 e si incrementa automaticamente di 1. Quindi, andando ad eseguire, abbiamo da 0 a 9, ovviamente perché ricordatevi sempre che si parte da 0 e si arriva con in questo caso 10, partendo da 0 si arriva fino a 9. Range però è una funzione interessante perché permette anche di inserire due numeri, quindi se inseriamo solo un numero si parte da 0 in automatico. Se vogliamo per esempio partire da 10, sì, arrivare a 30. Io no, 30 è troppo. Da 10 fino a 20, da 10 a 19, 20 sempre escluso. E quindi abbiamo ottenuto questa cosa qui. Range però è una funzione ancora più interessante perché permette di inserire tre parametri: 10 per esempio come punto di partenza, 20 come punto di arrivo e l'incremento, quindi per esempio 5. Quindi qui mettiamo 40. E come potete notare, x vale 10, poi viene incrementata di 5, 5, 5, 5, 5, fino a 40, 40 ovviamente escluso. Questo possiamo farlo anche con... cioè non dobbiamo per forza stampare x, ovviamente, possiamo per esempio decidere di stampare Adriano è un mito. E quindi... Adriano mito, Adriano mito, Adriano mito, eccetera, eccetera. Adesso vediamo invece il ciclo while, così chiudiamo almeno questa parentesi. X vale per esempio 10, anzi x vale... ma sì, x vale 1. While x minore di 10, cioè finché... Quindi aiuto sempre a tradurre dall'inglese. While finché x è minore di 10, e in questo caso x è minore di 10, che cosa vogliamo fare? Stampiamo x e la decrementiamo di 1 con questa scrittura che equivale a questa scrittura. Quindi con calma. Decrementiamo x di 1, questa è la scrittura più semplice. X uguale a x. Oddio, non decrementiamo, incrementiamo. X uguale a x più 1. Quindi se x vale inizialmente 1, abbiamo che x sarà 1 più 1, 2, poi 2 più 1, 3, 3 più 1, 4 e così via, finché x però è minore di 10. Nel momento in cui sarà uguale a 10, uscirà dal while e in questo caso terminerà il programma o ci saranno altri blocchi, altre funzioni. Andiamo ad eseguire e vediamo 1 fino a 9. Se vogliamo stampare anche il 10, minore uguale. Run modulo da 1 a 10. Questa scrittura si può anche contrarre e scrivere così: x più uguale 1, che equivale esattamente alla stessa cosa. E si può anche scrivere così. No, no, così non si può scrivere. Ricordavo male. Ok, questo era il ciclo while. Ovviamente possiamo inserire anche, cioè non ovviamente, possiamo inserire anche una doppia condizione. Ad esempio, se x è maggiore o uguale di 1 and x minore o uguale di 10, allora stampa. Questa, non mi ricordo se c'è la doppia e commerciale o la singola, adesso vediamo quando andiamo a compilare. Questo, la and,
costringe al verificarsi di tutte e due le condizioni, cioè x deve essere sia maggiore o uguale di 1, sia minore o uguale di 10. Quindi se x qui vale 12, nel while non ci entra. Posso anche mettere qui 5, qui minore di 10. Qui posso dire 2, 2 verifica questa condizione, è minore o uguale di 10, ma non è maggiore o uguale di 5. Quindi in questo caso neanche entrerebbe nel while. Adesso lasciamo la condizione e vediamo se... Ok, ci va soltanto una E commerciale. Addirittura. Mettiamo delle parentesi tonde, che probabilmente è andato un po' in palla. Ok. Quindi doppia condizione, così vi faccio vedere che se metto 12 non ci entra. Se qui metto 5 e qui metto 2, verifica soltanto una delle due condizioni e non entra comunque nel while. Posso anche mettere questo simbolo che indica OR, cioè il verificarsi di una soltanto delle due condizioni, quindi o è maggiore o uguale di 5 o è minore o uguale di 10, va bene, non deve essere per forza, non deve verificare per forza entrambe le condizioni, e quindi in questo caso con 2 entra nel nostro ciclo while e stampa dalle, vabbè, comunque. Vediamo, possiamo fare o così o così, o maggiore o uguale di 10, e quindi io posso mettere 15. Qui metto minore, o è minore di 5 o è maggiore di 10, metto 15 e mi comincio a stampare ovviamente il ciclo infinito perché 15 è maggiore di 10 e comincio a stampare stampa x e la incrementa e quindi va a 16, 17 ed è sempre maggiore di 10, quindi si entra in un ciclo infinito. Qui basterebbe mettere minore di 1 per stampare da 15 fino a 11. Ok, e quindi anche per questo tutorial è tutto. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Se vi è piaciuto, commentate, lasciate un like, condividete, ma soprattutto ricordatevi, come sempre, di cliccare sul prossimo tutorial.